Cosa fanno 177 persone rinchiuse in una nave? Mangiano, dormono, camminano sul ponte, pensano al proprio destino. Soccorsi in mare, tenuti in alto mare, minacciati di tornare in Libia, poi fatti approdare a Catania, ma dopo due giorni ancora lì, fermi, tenuti come in gabbia. Cosa fanno tutto il santo giorno? Aspettano e pregano. Sì, pregano Dio con indosso il simbolo della loro fede. Esattamente lo stesso, molti di loro vengono dall'Eritrea, che un politico ha sbandierato in campagna elettorale. Colui che oggi, da ministro dell'Interno, fa muro. Nessuno sbarco, ripete all'infinito, finché l'Europa non se li accolla. Dall'Unione Europea fanno sapere che ci stanno lavorando. È giusto che l'Europa si faccia carico nel suo insieme di una tragedia che ha contribuito non poco a provocare, ma le inadempienze della politica non possono ricadere sulle spalle degli ultimi e degli indifesi, usati oggi come strumenti di ricatto per bassi giochi di potere, dicono i capi di Migrantes, Pax Christi e Libera, aggiungendo che l'immigrazione non è reato, tanto più se è migrazione forzata, in fuga da povertà e guerre, separata da affetti e legami, alla ricerca di speranza e dignità. La situazione in cui versano le 177 persone imbarcate nella nave di Ciotti, a cui viene impedito di mettere piedi a terra, ci retrocede come tante altre vicende recenti e meno recenti nel grado di civiltà e di umanità, chiude la nota. Ma non tutti perdono in umanità. Già stamane alcuni cittadini di Catania sono arrivati al porto per stare vicini ai migranti e per stasera c'è un altro appuntamento. Intanto, la Procura per i minori della città ha chiesto in una lettera a Salvini e Toninelli di far sbarcare i minorenni non accompagnati, che sono 29, mentre il procuratore di Agrigento, Patronaggio, poco fa è salito a bordo. C'è l'ipotesi di sequestro di persona. Nel pomeriggio ha preso la parola il presidente della Camera Fico per chiedere lo sbarco e provare a chiudere lo sbraco politico e istituzionale in atto. Sappiamo che ci sono tanti minori a bordo, ma non sappiamo esattamente ancora quanti, nel senso che noi non li abbiamo incontrati. I nostri team a Lampedusa hanno incontrato i migranti che sono stati sbarcati lì per questioni sanitarie e quello che ci hanno riferito è che molte delle persone che sono sulla nave, molti eritrei, hanno vissuto per un periodo lunghissimo nei centri di detenzione in Libia, anche un anno e mezzo, due anni, e quindi sono veramente in condizioni molto difficili allo stremo delle forze. Per questo noi abbiamo chiesto e chiediamo con a gran voce che vengano fatti sbarcare subito, perché su questa nave ci sono minori, ci sono delle donne, ci sono delle persone vulnerabili. Le dispute tra stati devono essere risolte, affrontate in altre sedi, ma non sulla pelle delle persone. Bisogna trovare delle soluzioni che mettano in primo piano la protezione delle persone, soprattutto dei più vulnerabili come dei minori, e rispetto dei loro diritti.